Amici ed amiche della Finestra sulla Sicilia, mi trovo in questo momento alle catacombe di Porta d'Ossuna in compagnia di Daniela Arraia, uno dei soci fondatori di Arche Officine. Arche Officine, sì. Piacere. Cosa vedremo in queste, diciamo, in questa serata, allora, un po' particolare? Sì. Allora, è una serata di visite guidate della catacomba, quindi faremo scoprire la catacomba, ma faremo scoprire anche delle realtà artistiche locali, perché abbiamo sperimentato queste serate in cui uniamo la visita del monumento a una performance artistica. In questo caso ci sarà Angelo Sicurella, che farà un live, e due ballerine, Federica Loisi e Federica Marullo. Quindi, diciamo, uniamo un luogo un po' usuale, riuniamo più forme d'arte. Cerchiamo di fare conoscere la catacomba in una maniera diversa e nel frattempo fare conoscere anche gli artisti locali. Bene, andiamo. E questa catacomba è stata datata in base alla tipologia tombale preminente, loculi e arcosoli, al IV-V secolo. E questa stanza ha la particolarità di avere questo grande bancone. È la prima cosa che si incontra entrando in catacomba, perché questo è l'ingresso antico, è quello che rimane dell'originario ingresso della catacomba, tagliato dalla soletta in cemento armato della palazzina, è chiuso in età borbonica quando decidono di aprire l'ingresso, il vestibolo neoclassico, quello direttamente sul corso. Quindi, una volta entrati, la prima cosa che si incontra è questa specie di cappella che sembrerebbe avere un carattere pubblico piuttosto che privato. Tutto lo spazio funerario è occupato da questo grande bancone, roccia piena, anche l'arco non è una tomba, è tutta roccia piena, ed è stato interpretato appunto in base a quello che si sa del rituale funerario paleocristiano, sia come letto funebre proprio per la veglia, e contestualmente, la cosa interessante, probabilmente anche come mensa. Proprio per questa usanza di mangiare durante il funerale e poi di ripetere il culto durante i vari anniversari e anche ricorrenza del calendario cristiano. Quindi è un bancone che sembrerebbe per il rituale, si chiama refrigerium. Solitamente le pitture si trovano in catacombe in ambito ovviamente privato, con una committenza, diciamo, leggermente più elevata. Le tombe più povere, diciamo, più economiche, sono quelle sulla galleria, perché la galleria era pubblica e quindi le tombe che davano direttamente sulla galleria, specialmente i loculi, sono delle tombe abbastanza povere. Poi ci sono i cubicoli, che sono proprio delle vere e proprie stanze, sono le cappelle, ed è più facile incontrare l'affresco. Per un problema legato alla mancanza di tutela nei secoli di Porta d'Ossuna, perché è stata scoperta nel 700 e poi abbandonata di fatto, si sono persi quasi tutti i resti pittorici. Qua c'è l'unico esempio, nell'angolo in basso a destra, nella parete di fondo di questo cubicolo. Questo è un ingresso falsato perché è moderno, e solitamente nella cappella familiare la parete di fondo è occupata dal capofamiglia, quindi è anche a volte la tomba più curata sia a livello architettonico sia a livello pittorico. Questa è l'unica lastra di copertura tombale che è stata trovata a Porta d'Ossuna, proprio perché è stata scoperta in epoca molto antica, in epoca borbonica, e non sapevano che questo era un cimitero cristiano, e di conseguenza nella maggior parte dei casi hanno aperto, scoperchiato e poi quindi scartato tutte le lastre di chiusura tombale. Questa è una lastra, diciamo, superstite, è comunque, come vedete, non ha neanche l'intonaco di chiusura, quello definitivo, quindi questa è sicuramente una tomba già in parte manomessa, poi probabilmente hanno richiuso, hanno preso magari qualche piccolo oggetto di corredo, anche se i cristiani appunto non usavano più portare ricchezza. Poi c'è anche da dire che siamo in un contesto pubblico, quindi i nobili, l'aristocrazia, l'alta borghesia magari aveva le proprie cripte private o i monasteri, mentre noi qua siamo all'interno di un cimitero comunitario pubblico, e quindi che abbraccia tutta la parte di popolazione medio-bassa.